Ciao a tutti, sono Bello del canale Bello Film Series, bentornati in questo nuovo video. Oggi per parlare di quel filmone che è Venom e la furia di Carnage. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, ieri sono stato al cinema a vedere questo benedetto film per la regia di Andy Serkis, prodotto da Sony, e sinceramente non so come definire, non so cosa dire di questo film. Anzi, in realtà lo so, c'è solo un modo per definire questo film, che è alla Fantozzi, cioè Venom e la furia di Carnage è una cagata pazzesca. Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Ecco, l'ho detto, potrei chiudere anche qua subito il video perché la frase fantoziana riassume tutto quanto. Probabilmente è il peggior film, il peggior comunque cinecomic che vedo da 20 anni a sta parte. Perché se li confrontiamo con, che ne so, Thor Ragnarok, ultra criticato per il suo umorismo, a me comunque Thor Ragnarok è piaciuto. Se lo paragoniamo a Wonder Woman 1984, anche quello massacrato, sono dei capolavori in confronto a questo nuovo Venom. Ma anche se andiamo indietro nel tempo e ci prendiamo i vecchi Fantastici 4, Daredevil, Elektra, cioè non sono minimamente paragonabili, sono comunque meglio di Staccio Feca. E cioè, sembra un film anni 90, attaccato così con la colla, dura 1 ora e mezzo, quindi dura poco, e dici, cioè dura poco, quindi non ti dovrebbe annoiare, oppure ti dovrebbe intrattenere, dovrebbe essere almeno frenetico, ma non è neanche quello, perché è talmente brutto che non si riesce a guardare, che non si può vedere. E lasciamo stare il confronto col fumetto, il confronto che si può fare su come sia trattato Carnage, come sia trattato Venom. Cioè, non voglio neanche fare questa cosa qua. È proprio il film che è brutto, cioè è talmente brutto da superare il predecessore. E quello che mi fa da ridere è che quando avevano fatto la prima proiezione, mi pare che Tom Hardy alla premiere, Tom Hardy è l'attore che interpreta Eddie Brock, si è alzato incavolato nero dicendo: questo non è il film che ho girato io, cos'è sta schifezza? Beh, qua Tom Hardy partecipa alla sceneggiatura, partecipa alla storia e ha fatto no peggio di più. Idem tutti quanti, dopo il primo si aspettavano alla regia Andy Serkis, quindi chissà che Andy Serkis ci faccia un bel film. Cioè, Andy Serkis probabilmente aveva bevuto, aveva fumato prima di dirigere questo film, perché non si può salvare niente, non c'è niente da salvare in questo film. Per dire, Eddie Brock, cioè è ridicolo dall'inizio alla fine, non si capisce niente, entra in contatto con Cletus Cassidy, non si sa perché, è a metà fra l'essere detective e giornalista, ma non fa né il detective e il giornalista, perché l'unica cosa che c'è da scoprire la scopre Venom. Il detective Mulligan, ancora peggio, cioè è una caricatura di un poliziotto, è una macchietta con tanto di colpo di scena finale che fa schifo. Quindi la storia d'amore che c'è con Anne, che lei è l'unica che si salva per conto mio, però la sua storia è oscena anche quella, e anche là è di Brock, prima sembra disperato, poi non è più disperato, poi lei gli fa vedere l'anello. Poi lei dice che non può stare con uno come lui, peccato che sta insieme a uno che è peggio di lui, che è pure un personaggio chiave per il finale col fuoco per bruciare Carnage. Cioè, un disastro totale. Non parliamo di Venom. Venom praticamente è considerato un giullare, è anche lui la caricatura del Venom che conosciamo, che vediamo nei fumetti. La scena, quella in discoteca, assurda, ridicola, insensata, fa pure il discorso moralista con la gente che gli dice: beh, non ti amo, sei tutti noi. Cioè, non ha senso. Cioè, quella scena poteva durare ancora meno il film, invece che 1 ora e 30, 1 ora e 20, non se ne sarebbe accorto nessuno. E poi c'è Carnage, c'è Cletus Cassidy, interpretato da Woody Harrelson, che la si, cioè Woody Harrelson è un attore della Madonna.
ultra sprecato in questo film. Gli fanno fare la parte di Natural Born Killers, non dei poveri, dei poverissimi, con la sua fidanzata Frances Barrison, che fra l'altro nei fumetti si chiama Shrek, e qua viene nominata una volta Shrek, non te lo dico, non è che ti fanno capire che quello è il suo alias. Per dire, c'erano dei ragazzi vicino a me al cinema che gli fa: "Ma cos'è Shrek? Cos'è che ha detto?" E io là me ne stavo zitto così, ho detto: "Vabbè." E quell'altro gli ha risposto: "Ma guarda, non lo so, forse hai capito male te." La CGI, non ne parliamo, perché anche la CGI, per carità, com'è l'effetto di Venom, così fumettoso, mi piace anche. Però per quanto riguarda Carnage, post-trasformazione, quando lui esce dal carcere, a un certo punto diventa una specie di Tasmania, fa un turbine e anche là non si capisce più niente, non si riesce a capire dove sono le braccia, come si sta muovendo, ammazza gente a destra manca, che per carità ci sta anche nel personaggio di Carnage. Sarebbe anche un bel personaggio Carnage, cioè avrebbero l'occasione di sfruttarlo come personaggio, perché serial killer, amante del caos, tutto il passato che aveva, tutta la storia, appianato tutto, semplicissimo, risolto tutto quanto in 5 minuti. La scena del matrimonio, anche quella l'ho trovata una farsa, fino ad arrivare alla battaglia finale, che ovviamente va come deve andare, e poi cosa ci ritroviamo? Di punto in bianco è di Brock e Venom che sono sulla spiaggia. Cioè, ma uno che non ha letto uno straccio di Run, di Venom o di Spider-Man, ma cosa può pensare quando da New York, buia, che è sempre buia New York perché non si vede mai la luce, non ce la fanno mai vedere con la luce o quasi mai, e ci catapultano su un'isola in Messico, probabilmente sulla spiaggia, perché c'è in una delle tante saghe di Venom lo scontro fra appunto Peter Parker e Venom, e Spider-Man finge di essere morto, si trovano su quest'isola e lui, fingendo di essere morto, fa sì che Venom perda la forza combattiva e rimane, diciamo, un eremita in quest'isola. E quindi una delle saghe si conclude così. Quindi immagino che hanno voluto riprendere quella scena, hanno voluto riprendere quel finale, ma nella storia fumetti aveva un senso. Qua un senso non esiste, cioè noi vediamo New York, boom, Messico, boom, spiaggia con loro due che tra un po' si bevono il mojito. Ovvio, farsa su farsa, ridicolo nel ridicolo, parodia nella parodia, alla fine il film fa schifo, quindi non poteva che finire così. Poi ci sta pure la scena post-credit che era già stata leakata praticamente da tutti e che ci fa vedere cosa? In sostanza ci fanno capire che Tom Holland entrerà nell'universo di Venom o viceversa, cioè che Venom andrà nell'universo di Tom Holland del Marvel Cinematic Universe. E questo perché, per chi ancora non lo sapesse, la Sony detiene a livello cinematografico i diritti su Spider-Man e si vuole fare proprio universo condiviso, quindi insieme a Venom, insieme a Morbius, insieme a Kraven che deve arrivare, a Silver Sable, mi pare, insomma, vogliono mettere tutto quanto assieme. Però se il livello deve essere questo, vi prego, cioè anche no, lasciate Spider-Man, lasciate Tom Holland ai Marvel Studios. Speriamo che Kevin Feige si opponga a questa cosa, perché sennò è meglio chiuderla qua. Cioè, piuttosto che vedere un altro Venom fatto così, un altro cinecomic di questa qualità, è meglio non farli, è meglio stopparsi, ripartire con un altro reboot, cambiare sceneggiatori, cambiare tutto, perché vedere un film così, già io non avevo tutto quanto sto hype per andarlo a vedere. Perché? Però ho detto: "Vabbè, dai, diamogli una possibilità." Non mi aspettavo di vedere ovviamente una parodia. Io di solito dico sempre: andate comunque al cinema, andate a vedere il film perché un'idea vostra ve la dovete fare, però questa volta vi dico: risparmiate i soldi, non spendete sti 7, 8, 10 euro, quello che costa, guardate dell'altro. Guardatevi The Last Duel di Ridley Scott, che è sicuramente 100 milioni di volte meglio.
Insomma, detto questo, ho detto tutto. Spero che la mia recensione vi sia piaciuta o non recensione. E come al solito, vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio. E ciao a tutti da Belluf e al prossimo video.